Epidemiologo, buonasera professor Rezza. Insomma, Buonasera, buonasera. non ce l'aspettavamo, no? Pensavamo che si proseguisse col trend al ribasso, invece no. No, guardi, sinceramente io non mi aspettavo la di particolare. Io ho sempre detto anche gli scorsi giorni, stiamo calmi, stiamo cauti perché non è così che da un giorno all'altro la situazione migliora. Mi scusi professore, la sentiamo un pochino piano, ecco, se potesse alzare un po' la voce perché è veramente Mi molto sentite piano. ora? Molto Mi sentite meglio, sì, ora? grazie. No, io sinceramente anche nei giorni scorsi non ho ceduto all'entusiasmo, nel senso che la situazione è ancora una situazione pesante, specialmente nelle aree più colpite del nord e in giro per l'Italia qualcosina c'è. Per cui è chiaro che questo bollettino quotidiano talvolta porta all'ottimismo, il giorno dopo al pessimismo. Bisogna vedere invece i trend sul lungo periodo, o almeno sul medio periodo, vederlo su più giorni e secondo Però me le dichiarazioni anche qualche. dell'OMS erano di stampo positivo, non solamente di noi che non facciamo questo mestiere, insomma, ecco, il vostro Ti mestiere. fidi di un epidemiologo di lungo corso? No, 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 io mi. No, assolutamente no, dicevo. Assolutamente, Non è che ha ragione. l'OMS. Io ho lavorato all'OMS. Non è che abbia imparato troppo, Ah, insomma. ecco. Per carità, è un organismo, un'organizzazione importante, ha un ruolo importantissimo. Dopodiché, sa, come in tutti le grandi organizzazioni, c'è una grande varietà e Certo. c'è anche molta rappresentatività geografica, capisce? Quindi gli Correttezza davo io politica, per troppo cui bisogna. peso, ecco, diciamo, l'OMS, giustamente No, lei l'ha è ridimensionato. un'organizzazione seria, ma certamente non è che quello che dice dopo Certo. diventi necessariamente legge. Io quello che ho sempre detto è che questi dati, il bollettino quotidiano, ci si può fare affidamento fino a un certo punto, perché sono dati molto tempestivi, che vengono però raccolti dalle regioni in maniera aggregata, in tutta fretta, mandati al Ministero e quindi passati alla Protezione Civile che li presenta ogni giorno. E sono dati sulle notifiche, cioè non ci dicono quanti sono i nuovi contagi. Queste notifiche possono venire 5-10 giorni dopo che è avvenuto il contagio. Quindi ci dicono di una storia passata. E un giorno le notifiche sono di più, un giorno sono di meno, c'è molta variabilità anche in base a quanto quel giorno sono state effettuate i tamponi, notifiche. E Certo. quindi un giorno magari vanno su, un giorno vanno giù. Quindi non bisogna né entusiasmarsi troppo se vanno giù un giorno o due, né diciamo cedere al pessimismo se vanno giù il giorno dopo, sul giorno dopo. Bisogna leggere i trend in maniera, diciamo, interpretarli sul medio periodo, prima cosa. Seconda cosa, bisognerebbe avere dei dati per data di insorgenza dei sintomi. Noi abbiamo un sistema di sorveglianza che fa questo, però chiaramente non può essere aggiornato, siccome si basa su dati individuali molto accurati. Le regioni non ce la fanno a mandare i dati aggiornati a oggi. Quindi è come dire, è un altro indicatore sempre che ci dice quello che è avvenuto fino a qualche giorno fa. Qualche segnale positivo lo stavamo cogliendo, specialmente nell'area, nell'ex zona rossa, Codogno, dove la trasmissione è diminuita, però purtroppo Bergamo, Brescia ci sono dei focolai molto attivi. E quindi stanno dando molti casi purtroppo e molti decessi anche. E dopo Piacenza in Emilia-Romagna, il nord delle Marche, su Roma qualcosina purtroppo ce l'abbiamo fra RSA ospedali, dopo abbiamo visto nel Lazio, giustamente la regione ha chiuso Nerola e Fondi perché Fondi mica c'erano. tanto, poi oggi arrivano queste no brutte notizie. Cioè? Cioè, ci arrivano segnalazioni da parte del sindaco, vero Luigi? Cioè, che praticamente va e viene chiunque. Luigi. Sì, nel riferimento ad un articolo apparso sul Mattino e sul Messaggero, ho parlato poco fa con il sindaco di Fondi che stava attendendo proprio dalla Regione Lazio una notifica perché praticamente parlando anche con dei cronisti ci potrebbero essere delle aperture se non quantomeno in ingresso a Fondi, quindi forse la situazione è cambiata, va capito perché è cambiata, cioè chi ha deciso una cosa di questo tipo avremmo. Finché in ingresso, voglio dire,
insomma, non capisco perché si debba entrare. Guardi professor Rezza, la cosa che ho chiesto al sindaco di essere con noi, mi ha detto: io fino a quando non avrò la risposta del documento della Regione Lazio non mi sento ovviamente di poter aggiungere altro. Poi ovviamente è iniziata la nostra diretta, cercheremo di capirne qualcosa di più. Personalmente ho raccolto delle informazioni rispetto anche ai cronisti che sono e, diciamo, affondi e vivono anche nella realtà di fondo, quindi sono dentro casa blindati. Per tornare invece al discorso che faceva lei su tutta quella serie di focolai che continuano ad essere attivi soprattutto in Nord Italia, a Piacenza, tant'è che adesso la Protezione Civile ricordava che il contingente di medici sta per partire. Okay, il governatore Fontana dice: io sono molto preoccupato, forse qualcosa ci è sfuggito. Si può fare qualcosa di ancora più specifico? Si deve fare qualcosa di ancora più specifico in quelle zone, Bergamo, Brescia, Piacenza? Io presumo che stia continuando trasmissione intrafamiliare, ad esempio, e questo perché il numero di infetti è molto elevato. Chiaramente è sempre molto difficile fare isolamento all'interno di famiglie, soprattutto quelle più numerose. E dopo, purtroppo, sta accadendo in tutta Italia un amplificatore di questa epidemia, sembrano essere RSA e ospedali, residenze assistite e ospedali, con tantissimi operatori sanitari colpiti. Allora, questo è un problema veramente serio, perché chiaramente quando l'infezione entra in un RSA, dopo ammalano 50-60 persone anziane, lei può immaginare, gli operatori sanitari se la portano dopo dentro casa, perché infatti, vivono con i loro familiari. Quindi il problema è che anche queste misure di distanziamento sociale purtroppo possono dare dei risultati sul lungo termine, quindi noi prima di fine mese, io ho sempre detto, non vedremo risultati. Perché? Perché c'è tutta una lunga coda di contagi avvenuti prima e di trasmissione che avviene anche dopo. Finché non si blocca questa, non vedremo i primi effetti, e io penso e spero che a fine mese vorremo cominciare a vedere l'impatto di queste importanti misure, veramente importanti, e dei sacrifici, diciamo, dei cittadini, no? Ma lei per fine mese intende fine marzo o fine aprile? Perché io intendo i primi segnali a fine marzo, chiaramente i primi segnali, perché il distanziamento sociale comunque sia riduce il rischio di trasmissione a livello di comunità. Insomma, qua la gente che va in giro è poca, comunque mi sembra adesso, no? Vedo molti portano le mascherine, molti, non tutti purtroppo, gli darei un cazzotto in testa a quelli che non lo fanno, rispettano la distanza di sicurezza. Professoressa, però non ci sono ste mascherine, adesso voglio dire, c'è chi se le procurate per tempo. Diamo anche una parola di speranza a chi ci sente, ci sentono in tanti, no? E c'è chi se le accaparrate, chi se le prende sotto, però non ci sono, non ce le hanno gli operatori che devono essere in prima linea. Guardi, stanno arrivando milioni di mascherine adesso e soprattutto vanno destinate agli operatori sanitari, è chiaro, su questo priorità assoluta, non c'è dubbio. Per quanto riguarda la popolazione, l'importante è rispettare la distanza di sicurezza, questa è la cosa più importante. Dopodiché, se abbiamo senso civico, ci copriamo con qualsiasi cosa, una sciarpa, un fazzoletto, e così, se abbiamo il raffreddore, se abbiamo, non trasmettiamo l'infezione agli altri. Se tutti lo facessero, si ridurrebbe il rischio di trasmissione dell'infezione nella comunità ancora ulteriormente. Però rispettare la distanza, quella di sicurezza, almeno un metro distanziati, anche di più, anche andare di più al supermercato, certo. Poi oggi ho visto delle file assurde sotto la pioggia addirittura, quindi, oltre a quello c'è pure il rischio di ma poi voglio dire, tutto influisce poi alla fine, no? Ecco, io però al supermercato, se io prendo passo davanti alla cassa e vado a riempire la busta, no? Quello non, la persona che mi sta dietro non me deve venire vicino. Certo, cioè, ragazzo, l'altro giorno senza maschera, niente, se ne fregava, il telefonino mi voleva venire vicino, la commessa per fortuna l'ha bloccato, che ha detto: no, lei aspetti là. Certo, no, veramente quello è un atteggiamento assolutamente... Ma è un ragazzo di 30 anni, ma vuoi che non senta la televisione?
o comunque sì, o comunque non legga. Senta, io le vorrei fare una domanda specifica, però, perché lei ha detto gli operatori sanitari, no, che poi stando a contatto con i malati, con gli anziani nelle residenze sanitarie, per esempio, e poi portano l'infezione a casa. Ma perché? Allora, perché non vengono fatti tamponi, scusa, a tappeto su tutti gli operatori sanitari? Perché effettivamente quello dell'amplificatore in ambito sanitario è un problema che viene segnalato ormai da tempo, da lungo tempo. Cioè, beh, la cosa più importante, intanto, tra l'altro, è anche come tutela per loro, no? Voglio dire, sì, noi... sì. Beh, la cosa più importante in questo momento è comunque sia fornirli di dispositivi, certo, di protezione individuale, cioè mascherine vere. E siccome adesso sono stati fatti grandi ordinativi, so che stanno arrivando milioni di mascherine dall'estero, dalla Cina, per cui si dovrebbe riuscire a colmare questo vuoto, questa mancanza. Dopodiché è chiaro che si può fare anche di più. Testare, sa che può essere importante, però le dico anche una cosa, che magari lei testa una persona che è asintomatica. Se ha sintomi, per carità, anche banali, va testato subito l'operatore, assolutamente. Se però non ha sintomi, lei lo testa oggi e magari è negativo, domani si positivizza e non lo può testare ogni ora, no? Allora questo diventa un po' un problema, capito? Quando testarlo? Quindi solo dice anche in presenza di piccoli sintomi, cioè la basta... cosa importante è proteggere, certo, questo sicuramente sì. Luigia. No, ecco, l'ultima cosa che mi sento di chiederle in questi giorni, anche a Nord Italia, in quelle zone che lei ricordava, insomma, sono tra le più colpite, i medici di famiglia vengono ricoinvolti, forse anche più delle settimane precedenti, perché debbono appunto avere un dialogo costante con i nuclei familiari, perché come diceva lei, quelli poi sfuggono, no, al conto che tutti i giorni ci ritroviamo a fare. Ecco, quella è un'altra cosa che forse in un primo momento non è stata presa bene in considerazione, non lo so, mi viene in mente. Si sono ammalati anche molti medici di famiglia, diciamo che se riusciamo ad abbattere la trasmissione, bisognerà sicuramente a questo punto cercare di coinvolgere di più i medici di famiglia, anche proteggendo anche loro. I servizi territoriali, le ASL, dovranno fare più controlli, seguire domiciliarmente coloro che non entrano in ospedale, che hanno sintomi più lievi, naturalmente monitorizzarli nel tempo, se vedono dei segnali di aggravamento portarli subito in ospedale, rintracciare i contatti, isolarli se una volta identificati. Sono tutte cose che fa il territorio, questo, no? Non può fare l'ospedale, chiaramente, per cui da una parte si devono attrezzare gli ospedali, le reti intensive, dall'altra bisogna, come dire, lavorare più sul territorio. Oh, comunque un invito che facciamo è quello comunque di continuare a rispettare molto le regole, forse questi giorni di parziale diminuzione della crescita dei contagi, poi tra l'altro appunto era comunque una crescita, non era una diminuzione, hanno portato, e la salutiamo con questo, un po' ad abbassare la guardia, secondo lei è possibile questo? Oppure... infatti questo è un po' il problema che ci troviamo di fronte quando diamo in questo caso quasi false buone notizie, no? Perché tutti quanti subito, adesso è fatta, e no, non è così. Allora, siccome io spero che nel giro di una settimana avremo delle notizie migliori, però spero proprio allo stesso tempo che questo non porti a cantare vittoria, perché comunque sia, magari si vince la battaglia, ma la guerra sarà molto lunga, per cui bisogna, certo, dare tempo al tempo. Grazie professor Rezza, grazie, buona grazie serata e buon lavoro. Grazie del suo tempo.